Senti, ti sembra che sia cambiato qualcosa da quegli anni? Cioè, sì. Il modo di vivere, non so, l'Italia di allora. C'era di più ora. Passione, si faceva il cinema, il vero cinema, poi si parlava, ci si incontrava la sera, si discuteva e poi non si guardava l'orologio per sapere a che ora si finisce. Era straordinario. Poi avevamo degli autori meravigliosi, dei grandi registi, grandi attori, tanti che non ci sono più. Marcello. Tu mi dicevi... la passione per il cinema. Tu mi dicevi ci si incontrava, ci si trovava, sì. Si parlava. Anche con te ci si incontrava. Sì, tanto. Ma io mi capita, per esempio, di andare a cena adesso, delle volte, anche con degli amici. A un certo momento saltano fuori tutti questi telefonini. Ah, io li odio. Ognuno parla per conto suo, uno chiama a casa, l'altro chiama. Alla fine non si parla più. No, è assurdo questa cosa del telefonino. No, a tavola no, io non sono d'accordo. Ma neanche in tanti altri posti, veramente. Sì, delle volte può essere utile perché, insomma, non... Sì, ma insomma, però... tutta questa gente che cammina col telefonino mi sembra un po' esagerato. Sì, eh? Sì, anche a me, sì. Beh, qui stiamo facendo pubblicità all'incontrario, quelli là si arrabbiano, quelli dei telefoni. No. Bisogna una misura, no? Noi ci siamo, abbiamo passato tanti periodi insieme, siamo andati anche in Africa insieme, ti ricordi? Sì. Ci siamo trovati in tante serate a cantare. Tanto. E mi ricordo che a te piaceva cantare tanto. Sì, piaceva. Adesso non, mica mi chiederai di cantare. No, però... So che, non lo so, perché c'era... Perché fai una canzone napoletana? Ti piacerebbe? Perché tu mi hai visto cantare in napoletano, sì, tante volte, ma eri anche tu che cantavi, mi ricordo. Poco. Facciamo una canzone napoletana. La fai? Abbiamo fatto una appena adesso, ma ne facciamo un'altra. Con quei due pazzi, l'hai visti? Fantastici. Fortissimi, straordinari, fantastici. Bravi. Te si fatta una veste scullata, non capire che nastre, che rosa, stive mezza, tre, quattro sciantose, e parlava o francese a così, fu l'altriere che t'ha già incontrata, fu l'altriere a Toledo, gnorsi. T'agge voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai vuoto tu, distrattamente pensa. Volevo, mi è venuto in mente prima, mentre parlavamo di cinema così, di questo grande successo che sta attraversando un nostro film, un film italiano, La vita è bella, no? Meraviglioso. E con... Tu hai lavorato con Roberto Benigni? Sì, ho girato un film con Black Edwards. Ero la mamma di Roberto e io ricordo, ero a Parigi e il telefono si è messo a squillare. Io ho preso il telefono e sento un urlo, dico, ma questo è un pazzo, metto giù. Due, tre volte, sempre delle urla allucinanti, era lui. Mamma, urlava. Mamma.